Niente, ragazzi, ormai sta diventando quasi un episodio settimanale, quello dedicato ai bling, però tra un'offerta e l'altra ce ne stiamo ritrovando sempre molti. Non solo, ne avrei anche un sacco da riscattare nel pass, ma non è una cosa che farò oggi. Poi andremo a completare effettivamente il pass, li andremo poi a riscattare tutti quanti con le monete, le gemme, i crediti, eccetera, eccetera. E poi ovviamente le skin, appena riusciremo a sbloccarle. Dunque, ne andremo ad utilizzare 8631, precisi precisi. Vediamo cosa riusciamo a raccattare. Ovviamente lasciando un bel mi piace per questi episodi dedicati ai bling. Siamo riusciti finalmente a sbloccare stecca boss finale. Tra l'altro alla fine l'ho shoppato con le gemme proprio per risparmiare i bling per fare questo video, quindi direi che un bel like ce lo siamo meritato. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi tutti i prossimi video di Brawl Stars. E ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di Brawl, ma anche tutti gli altri giochi Supercell. Grazie però di cuore a chi lo farà, è davvero fondamentale per supportarmi. Ogni settimana scade mi lo dovete reinserire, grazie però di cuore a chi lo farà. Detto questo, ragazzi, partiamo subito, non perdiamoci in chiacchiere, a shoppare l'offerta delle 6.000 monete con 199 gemme. Lo sapete, raga, il gioco l'ho finito, nel senso che abbiamo già shoppato tutti gli equipaggiamenti e tutte le abilità, tutti i gadget, tutti i brawler che sono stati già tutti maxati, quindi potenzialmente il gioco è finito, ma mi mancano le skin sostanzialmente, in particolar modo quelle argente e dorate che si shoppano solo con le monete, quindi devo cercare sempre di raccimolare più monete possibili. Quindi quando ci sono queste offerte cerco sempre di prenderle. Oggi volevo dare particolarmente spazio alle reazioni leggendarie, perché mi sono reso conto che ce ne mancano diverse. Ora, prima di iniziare con il video, sono andato a dare un'occhiata e, per esempio, ce n'è una che vorrei subito prendere. Ovvero, ragazzi, questa qui del sole è troppo carina. E, tra l'altro, prendendola facciamo una piccola random star drop challenge, perché ricorda, ovviamente, uno star drop. Anzi, è fatta apposta. Dove andiamo a prendere sto star drop? Dal pass, che tanto ce ne abbiamo una marea, quindi devo utilizzare un brawler super raro in una modalità che decido io. Oggi va così. E perché non utilizzare proprio stecca in caverna rumorosa in singolo? È molto pericolosa come cosa, ma ci possiamo provare. C'è stato anche il reset, quindi abbiamo di nuovo stecca alle 500 coppe. E vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Ovviamente poi dopo continuiamo a prendere altra robettina con i bling, anche se 1500 se ne sono già andati. Allora, caverna rumorosa in realtà, ragazzi, è perfetta per stecca nel momento in cui viene utilizzato magari in duo, no? Per esempio mi ricordo che andava tantissimo in duo con Bo. Perché? Perché Bo con un'abilità stellare, quella che ti permette di vedere nei cespugli, è davvero tanta tanta roba, eh. Attenzione che qui il Dynamite mi sembra particolarmente aggressivo. Ok. Io, raga, devo ovviamente sfruttare tutti i rimbalzini possibili. Perfetto. Si può fare una cosa del genere. Che altro per provare a caricare la ulti, eh? Allora, diciamo che il mio approccio così aggressivo non è stato proprio ripagato perfettamente. Diciamo che queste due coppette di stecca adesso le andiamo a recuperare, ma nel frattempo continuiamo a shoppare, che è meglio. Rimanendo sempre nelle reazioni leggendarie, ho visto che in fondo me ne mancano un sacco. Allora, queste del dragone, ragazzi, sono nel pass, quindi teoricamente le dovremmo poi andare a sbloccare. Io direi di andarci a prendere questa qui, che è veramente molto carina. Non capisco se sia una sorta di balla di fieno fatta un po' carina, penso di sì però. E io a questo punto direi di continuare comunque a usare stecca a caso, anche se non so effettivamente questa balla di fieno perché forse Bull, non lo so. E magari lo andiamo ad utilizzare in Foot Brawl, stecca in Foot Brawl. Recuperiamo queste due coppe in Foot, non so se ce la facciamo in realtà, non so se ce la faremo. Siamo contro un Colt, ma abbiamo anche noi un Colt. Non mi piace per niente il nostro team. Mi piace molto di più quello loro, mi sembra molto più solido. Però il gioco, ecco, perfetto. Noi ovviamente ci abbiamo un compagno fermo. I nostri avversari talmente liberi che il Colt praticamente è potuto venire a distruggere già tutto con la ulti. Devo dire, ragazzi, alla grande. Alla grande, devo dire, oggi fortunatissimo. Vabbè, prima sono stato un pollo io. Qui, raga, che dobbiamo fare col compagno fermo? Cioè, nel senso, abbiamo il Dynamite che va a morire. Cioè, lui non ha capito che col compagno fermo dobbiamo cercare di giocare un po' più sulla difensiva, magari. E il Dynamic, sì, sta provando a sparare, cose. Dai, 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 che adesso la recuperiamo. Va bene. Ho sprecato tutta la ulti. Ah, mannaggia la miseria, ragazzi. Che sfiga, però.
Raga, per andare a hittare meglio il Colt mi sono fatto hittare come un pollo dalla perla. Vabbè, penso che... Vabbè, io comunque nel dubbio gioco, cioè, ci provo, mai arrendersi. Nel senso, mai arrendersi. Dai Colt, bravissimo, attenzione. Attenzione. Dai che ci possiamo risvegliare. Dai che prendo anche il Colt. Male. Raga, per l'immune. I nostri compagni sono morti tutti. Il Colt ha usato il gadget. Sì, il gadget, l'overdrive. No. Stanno pushando di là. Ok, dai Colt. No, tira via la palla. Ci abbiamo provato, ma ve l'ho detto, il nostro team era totalmente, come posso dire, poco compatto, poco solido. Ci sta, meno 5 che pesa, ma ci sta. Ah, a questo punto sai cosa vi propongo? Allora, andiamo da stecca proprio, ok, che ce l'abbiamo selezionata. Ah, però, no, ci abbiamo tutto, tranne cosa, che ci manca di stecca? Carino, questo è che cos'altro? Ah, l'ho visto cosa ci manca, ragazzi, eccola qui. Ce l'andiamo a prendere. Oggi altro episodio totalmente dedicato a stecca e direi che ci andiamo a recuperare queste coppe in sopravvivenza in solo. Vediamo se ce la facciamo. No ragazzi, più che altro ho troppa paura di beccarmi altra gente ferma nelle 3v3. Cioè crea troppi problemi beccarsi quelli fermi nelle 3v3, quindi non voglio rischiare. Ah, caverna rumorosa, se ci dice bene. Qui sopra ci sono, vabbè, un po' più di casse, però vanno bene anche i due. Ce le facciamo andare bene anche se sono solo due. Perfetto. Ci andiamo a prendere due power up. E questa volta giochiamo in maniera molto più tranquilla rispetto a prima. Cioè prima ho voluto fare un po' così, lo spavaldo, il figo. Però in realtà dobbiamo giocare molto più tranquilli. Cioè non ce lo possiamo praticamente permettere di giocare come ho fatto prima. Però qualche colpettino lo vorrei tirare. Cioè mi piacerebbe molto caricare una ulti. Però... mi sa che non c'è nessuno, quindi stiamo un attimino tranquilli, eh. Allora, raga, ci sta sto bull che sta veramente facendo fuori tutti, praticamente. E ha fatto fuori anche me. Però abbiamo camperato abbastanza per portarci a casa 6 trofei, quindi me ne manca uno. E che fai? Non te ne fai un'altra per recuperare anche questa coppa? E certo che ce la facciamo. Niente, non ho potuto mettere neanche il musetto fuori che già ci hanno bombato. Qui sarebbero potute spawnare un paio di chest, ma non è spawnata nemmeno una. Perfetto. Veramente perfetto. Mannaggia, raga, con stecca siamo andati alla grande nel video dell'altro giorno. Bro, allora... non te lo vorrei dire, però se diventi invisibile così è abbastanza facile beccarti. Ok. Il bro è andato di là. Vediamo un po'. Se si avvicina quello stecca lì, raga, lo facciamo nero praticamente. Madonna, ancora non era morto nessuno dopo quel kit. Il problema, raga, stavolta è che non ci abbiamo altri power up qui praticamente. Vabbè che anche prima ne avevamo due. Anche prima ne avevamo due, raga. Quindi direi che ce ne rimaniamo fermi qui come prima. Tanto ci basta una coppa. Oggi mi sa che non è giornata, quindi non ci conviene rischiare troppo. Attenzione, quella Jackie, raga. Io la lascerei andare senza problemi. Ok, quinta posizione. A noi ce ne basta un'altra di posizione. Ci basta, penso, la quarta. Forse anche la quinta. Va benissimo così. Perfetto. Mannaggia. Ho sperato tanto di hittarla. Va bene. Ok. Ok, se n'è riandata da lì. Va bene. Raga, la Jackie sarà un po' difficile da gestire. Non mi sarebbe dispiaciuto. Ok, è andata a killare di là lo stecca. Sta lì la Jackie. No, se n'è riandata? Sì, raga, vabbè. È andata. Peccato, avrei dovuto puntare in alto sulla... su chi era? Maisy, mi sa. Non lo so, però va bene lo stesso. Siamo anche sopra di 5 coppe rispetto a quanto... anzi, di 6 coppe, perché avevamo anche la serie di vittorie, quindi va benissimo così. Ah, Stardrop, super raro di nuovo. Oggi solo super rari, va bene. E abbiamo ancora 3300 bling da usare. Oh, raga, ma la fiammella...
Bellissima la fiammella, ragazzi. E io direi di andare proprio con Bull in caverna, ragazzi. Vediamo un pochettino se ce la facciamo noi a fare una bella partita aggressiva come stanno facendo tutti i tank che ci stiamo beccando. Vediamo un po', raga, se ce la facciamo. Quindi Bull messo. Bellissima, ragazzi. Quella reazione lì con la fiammella, raga, non l'avevo mai vista. Cioè, non ci avevo fatto caso. Quindi bellissima, l'ho dovuta prendere per forza. Io direi di andare al centro, raga, ma che ci frega. Certo, potevamo essere un po' più fortunati con... sì, modalità sonno attivata. Ok, che registro tardi la sera ogni tanto, ma manca a far così. Ok, questo ha fatto la fine mia di prima, praticamente. Ok, c'è una rosa, ragazzi, pronta a rallentare chiunque. Occhio anche all'Edgar, purtroppo. Questi qua mi avrebbe fatto molto piacere killarli, vi devo dire la verità. C'è anche una Tara che potrebbe essere molto fastidiosa, eh. Anche la Tara, ragazzi, potrebbe essere molto fastidiosa. Sta usando il gadget per controllare nei cespugli. Io, raga... Perfetto. Nel dubbio mi volevo fare i power up. Ma guarda te che maledetti, raga. Cioè, l'Edgar mi ha pushato comunque così. E la rosa... Godo che si sono uccisi. Godo veramente tanto. No. Signorina rosa. Cioè, no, non facciamo queste cose, eh. Non facciamo queste cose, signorina rosa, perché... Non mi sembra il caso. Vabbè, il bombardino palesemente deve controllare se c'è qualcuno qui. Ricontrollerà? Non lo so. Però potrebbe ricontrollare, quindi vabbè, andiamo un po' più in alto. Qui c'è il Grom. Madonna, quanti lanciatori. Ok. Ok. La rosa è morta. Quindi posso... No, raga, mannaggia, mi è partito il colpo, ho miscliccato. Dov'è il Cordelius? Eccolo qui, ragazzi, abbiamo l'overdrive. Abbiamo quasi la ulti. Mi vorrei far hittare. Ah, non serviva. Raga, vabbè, in caverna rumorosa, se ve la giocate così, belli, tranquilli, tra i cespugli, con Bull, non dico che è facile, però diciamo che non è neanche la cosa più difficile da fare su Brawl Stars, ecco, mettiamola così. Raga, ma io un sacco non ne ho visti di veramente fighi. Qua che cos'è? Un segnale di pericolo per quanto riguarda i fulmini, che è una nuvoletta con i fulmini? Non lo so, non la capisco. Però direi di andarcela a prendere, e se effettivamente l'ho interpretata bene, io mi metto Brock, ragazzi. Metto Brock con i fulmini in campetto. E questa volta abbiamo un bel brawler per campetto. Non che Stecca non lo fosse, però magari Brock un po' meglio. Abbiamo un team curioso, che però mi piace, vi posso dire mi piace. Certo, sarà difficile, perché sarà difficile. Però se si riesce a counterare bene il tick col Mortis, attenzione. Probabilmente io dovrei prendere il Griff. Frank dovrebbe giocarsela con la Tara, forse. Il Mortis con Tick. Cioè io Griff. Sì, vabbè, mi son capito. Ok, in realtà va benissimo così. La Tara la stiamo gestendo bene noi alla fine. Il Griff è molto bravo. Mi ha veramente distrutto qui. Ok. Aspettate che arrivo, ragazzi. No, si è fatto killare però il Frank. Il problema, ragazzi, è che abbiamo contro dei brawler che vivono di ulti, praticamente. Cioè, non è che vivono di ulti, però sono brawler che fanno la differenza al momento in cui hanno la ulti. Quindi, avere Frank da no... Chi ha spaccato? Ma che ha spaccato Frank, raga, con la ulti? O uno di loro? A parte che anche dei loro possono spaccare un po' tutti, però... Molto... in maniera molto difficoltosa, se vogliamo. Ok, l'ho distrutto. Mamma mia, ragazzi, che ulti qui. Mamma mia, invece io come ho lisciato la testa di... Madonna, già era rinato il Griff. Già ristava lì così, oh. Ma che è? Dai, Frank. Dai, che ho distrutto la Tara, perfetto. Raga, stiamo giocando delle ulti allucinanti, eh. Dai, che dobbiamo prendere campo. Ma che... Ok, stavo per dire che Mortis non ha preso la palla. Perfetto, raga.
Ok, le nostre ulti sono davvero miracolose quest'oggi. Di nuovo. Ma me le ricarico quasi, raga, cioè... Me le ricarico praticamente. Oddio, ha segnato? Sì! Perfetto. Beh, ragazzi, se non ci ha dato il migliore impazzisco. Cioè, veramente, mamma mia. E comunque più danni l'ha fatti Griff, incredibile. Vabbè, contro Frank. Eravamo anche sfavoriti. Più 3, cioè ci siamo fatti 15 coppe solo con questo game. Raga, purtroppo vi devo abbandonare perché... Sto per chiudere il video, lo dico anche a voi ufficialmente, quindi ho quittato anche per quello. Ci siamo fatti una marea di coppe alla fine, siamo partiti molto male ma poi ci siamo ripresi veramente con gli interessi. I bling sono pochi ma per poco, ne andremo a prendere altri, poi magari usciranno altre offerte, insomma staremo a vedere. Magari poi facciamo anche un episodio con le monete dove andremo a shoppare altre skin, insomma adesso vediamo. Vi ricordo il codice creatore GGY, tutto attaccato alla Shop Brawl Stars, è fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi un mi piace, per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuoli!